La Virtus affonda e dice praticamente addio alle speranze di rimanere in Serie B. La serata del biondi è quanto di peggio possa capitare ai rossoneri svagati e puniti severamente da una Salernitana che sembra essere arrivata all'appuntamento decisamente più pronta. Bel colpo d'occhio dello stadio frentano, ma il Lanciano di fatto non c'è. Di Matteo col primo errore di serata libera la sventola di Nalini, cranio, devia in corner, ma i frentani perdono subito Gaetano Vastola per infortunio dentro Aquilanti che non è al top e nel riposizionamento difensivo. Al nono la retroguardia si apre magicamente e Zito e Donnarumma in coppia ne approfittano. Lanciano già sotto e che rischia il crollo dopo nemmeno 120 secondi con Coda che dà solo l'illusione dello 0-2. La squadra di casa ha un sussulto, Bonazzoli impalpabile chiama però Terracciano al corner da cui spunta la testa di Marilungo che prende il tempo a tutti, segna e regala un'illusione che dura solo lo spazio di 6 minuti perché sugli esterni la Salernitana fa quello che vuole e Zito col sinistro al volo è letale, Cragno non trattiene, i Granata rimettono il naso avanti e il Lanciano non li prenderà più. È un incubo la gara per i rossoneri, Cragno è miracoloso su un Coda lanciato a tu per tu col portiere già al 42esimo e con Donnarumma che prima dell'intervallo c'entra il palo di testa. Nella ripresa cambia qualcosa, gli ospiti si placano un po' e il Lanciano prova a sfondare. E ci vuole Terracciano per fermare coi piedi l'incursione di Marilungo che è in fuorigioco quando invece, servito da Di Matteo, manda il pallone al lato, complice una deviazione. La reazione si spegne sulla sponda di Aquilanti che Regione in area non controlla ed è un errore mortifero perché Menichini inserisce l'ex Gatto Pernalini e vede bene perché proprio Gatto chiude i conti con una conclusione di destro che all'80esimo fulmina Cragno per la terza volta. Maragliulo aveva inserito anche Turchi e Padovan per Rocca e Bonazzoli, ma daranno pochissimo. Terracciano apre la mano sulla sventola di Bacinovic da posizione siderale, molto più favorevole, quella da cui spara Coda al 91esimo, liberato dall'ennesimo errore di una serata. Decisamente no, una serata che manda, anche se ancora ufficiosamente, il Lanciano in Lega Pro. Non basta un miracolo a Salerno, ci vuole qualcosa in più e in questo momento la Virtus non sembra davvero essere in grado di darlo.